σπίτι. Πέρτε. Allora, ciao. Stasera mentre ballavi. Io bella? Sì. Bellissima. Valerio l'ho cercato tutta la notte. Perché figlio scappa da te? Non lo so perché scappa. A casa fa come gli pare, entra, esce, nessuno gli dice mai niente. Non ci vediamo mai. Forse scappa proprio perché qualcuno lo venga a riprendere. E tu dai soldi a Valerio? Sì, 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 anche la madre. Tu ti dai soldi a Valerio? Già, tutti danno soldi a Valerio. Adesso io però dove lo cerco? Casa di nonna. Basta con questa nonna, ma perché? Ragazza, va da nonna. Nonna non dà soldi. A lei va. Finally. You get all dressed up for me. Pernod for you? For you, Victoria? Hey, I have a vodka. Okay. And how's the novel going? It's not going. I write and I rip it up. But don't you have a story? No. Great. I have a job for you. Tomorrow morning, I'm meeting someone big. He's a producer. He's in town for his new feature film. What have I got to do with this? I want you to write an article about him for my magazine. It's a pleasure to have you here, Mr. Bedouchet, and thank you for this interview. I want you to meet my dear friend and collaborator, Mr. Borghese. Well, it's not a custom of our magazine to publish inappropriate information, Mr. Bedouchet. The lawyer forgave her sharp overprotection. Meant to say, not all magazines are alike. What the hell was in that coffee? Just stop it. Lucky us, we have a press release. I want the drafts tomorrow on my desk. That's all. And just write 4 pages about the movie, leave that wife bullshit out, okay? Soltanto conquistato lentamente ciò che ho sempre desiderato. Non la guardare! Lei è mia! Da sempre! Prima che tu arrivassi nelle nostre vite, eravamo felici. Poi con le tue menzogne, l'hai costretta ad odiarmi. Dovevo intuirlo. Nei tuoi occhi c'era l'invidia per la nostra felicità.
ti sei insinuato come un cancro. Palmo della mano. Va bene così. Vai a lavare le mani, scrivi la tua storia e torna fra 3 mesi. Come hai detto che ti chiami? Jamila Alwan. Che paese sei? Iraq. Ascoltami, Jamila. Come sei entrata in Italia? Scusa, ma cosa ci fai sempre sui tetti tu? È lavoro. Tu come ti chiami? Jasmine. E tu? Josué. Preferisco ragazzo del cielo. Passi dopo al ristorante? Sì, se riesco dopo passo. Allora ti preparo riso, rucola e birra? Grazie. Ciao. Ciao. Non penserai, non pensare che io mi presti. No, che non ti venga in mente niente di strano a te adesso.